Buonasera a tutti, benvenuti a questo appuntamento inserito nella settimana della cultura frulana. Vi porgo i saluti da parte dell'associazione che presiedo, l'International Committee Romeo and Juliet in Friuli, questo comitato internazionale nato nel 2020 in piena pandemia e che vuole dedicarsi ormai in questi anni. Dedicarsi e riprendere gli studi iniziati dal grande professore inglese Cecil Crowe, che dell'Università di Liverpool, compianto, che per la prima volta portò l'attenzione sulla novella di Luigi da Porto, autobiografica di Luigi da Porto, che per la prima volta descrisse i veri personaggi di Giulietta e Romeo, perché già lui li chiamò così, appunto con Luigi da Porto, questo letterato militare, capitano della Repubblica di Venezia, che era a distanza tra Cividale, Gradisca e Manzano, e noi cerchiamo con serietà scientifica di portare avanti queste notizie in modo da divulgarle. A Verona il mito nato dalla tragedia nota in tutto il mondo di William Shakespeare, e a Udine, al Friuli, la vera storia di Luigi da Porto, Lucina Savornian, con questa novella scritta attorno al 1517, poi fu pubblicata postuma nel 1531 circa e successivamente nel 1935 dall'editore tipografo, editore Bendone. Ma non è qui la serata per fare la storia di questa novella, bensì per porre l'attenzione su dei personaggi che sono citati e descritti proprio in questa novella di Luigi da Porto. E questi personaggi ruotano attorno alla famiglia dei Montecchi, Monticoli, originari di Verona. La terra del Friuli da sempre, da tempi immemori, ha ospitato grandi famiglie, personaggi storici importanti, i fuoriusciti dalla Toscana, da Firenze, in questo caso da Verona, e hanno lasciato tracce indelebili, importanti, in opere letterarie, in opere storiche, fino ai personaggi sui quali l'ingegnere dottor Gregorio Grasselli ci intratterrà. Dottor Grasselli è il segretario del nostro comitato internazionale, che ha ereditato non solo l'eredità letteraria di Cecil Crowe, ma anche di Albino Comelli, che con diverse associazioni, prima di questo è nostro vicepresidente, ha in 20 anni ha divulgato in Friuli con diverse iniziative, con persone che sono anche qui, saluto Zeloni, Roberto Zeloni, appunto è qui presente Grasselli, che hanno dedicato diverse iniziative per far conoscere, ecco, i veri personaggi, la storia di questa novella, che poi è uno spaccato, rappresenta lo spaccato del Friuli di quell'epoca, faide nobiliari, come ce ne sono oggi, anche se restano soltanto nel meandro, nei meandri politici, eppure c'era sempre la politica di mezzo anche a quel tempo, quindi c'erano ovviamente politiche, oggi diremmo aspetti geopolitici che investivano l'impero, Sacro Romano Impero Germanico, con Massimiliano I d'Asburgo, lo Stato Pontificio, la Repubblica di Venezia, e quindi tutta una serie di questioni, e il Friuli all'interno di questa geopolitica del secolo XVI ci andava proprio a pennello. Del resto, quando furono bloccate le prime avanzate di Massimiliano I d'Asburgo a Botestagno, Potestein, vicino a Cortina d'Ampezzo, chi andò a fermarle sia nel 1508, 1509 e 1511? Proprio le cernidi friulane, anzi specifichiamo le cernidi carniche al comando di Girolamo Savornian. E questo è un cognome ovviamente molto caro a noi friulani, Savornian ci sono,
stati tramandati da diverse opere, fonti archivistiche, fonti bibliografiche, manoscritti, e anche in Luigi da Porto i personaggi chiavi sono proprio due esponenti della famiglia dei Savognani, no? Lucina Savognani del ramo del Monte e Luigi da Porto, che è un cugino di diverso grado che arriva dalla provincia di Vicenza, e poi grazie ad alcune raccomandazioni di uno zio viene poi mandato qui di stanza su questo nostro territorio. Ma questa sera lascio all'ingegner Grasselli, che ricordo appunto il segretario del nostro sodalizio, ha cominciato ad approfondire questi temi già nel 2016, tra il 2016 e il 2019 ha fatto diverse ricerche che lo hanno portato poi a pubblicare nel 2020 un libro dedicato alla sorella di Lucina Savognana, a Giulia Savognana, questa bellissima sorella molto apprezzata dagli studenti universitari patavini dell'Università di Padova, a cui hai dato questo, ci hai fatto conoscere diversi aspetti del mondo accademico patavino e soprattutto della famiglia, di questo ramo della famiglia Savognana e di questi parenti che possono sembrare un primo apporto di secondo o terzo piano. In realtà poi si sono scoperti diversi intrecci, lettere, epistole che si scambiavano tra donne e uomini, tra donne e donne, e quindi facendo emergere ancora una volta come la memoria collettiva delle nostre genti venete e friulane fosse documentata per diversi secoli. Ecco, nel 2020 un altro aspetto interessante, da storico militare l'ho molto apprezzato, hai ricostruito le dinamiche della battaglia di Manzinello, attualmente frazione del comune di Manzano, dove insomma tra Manzano e San Giovanni a Natisone Luigi da Porto si ferì in questo combattimento e da lì poi rimase menomato e poi dovette praticamente abbandonare il sogno di sposare, no? Lucina Savognana, che poi dopo si sposò con un altro suo cugino. Ecco, dinamiche familiari, strategie nobiliari per mantenere l'asse portante dei benefici, no? Il patrimonio, no? Il patrimonio, le doti, gli archivi storici di queste famiglie seguivano parte del patrimonio materiale e immateriale, e quindi è sempre interessante seguire questi aspetti delle strategie matrimoniali. Ecco, e poi Dulcis in fundo nel 2022, quindi proprio di recente, ha condotto un sondaggio demoscopico a Udine che ci ha fatto capire qual è il peso di alcune lacune nella comunicazione della vera storia di Luigi da Porto e Lucina Savognana sul tema appunto Giulietta e Romeo. Lo ricordo per l'ultima volta, Giulietta e Romeo vengono chiamati così nella novella già da Luigi da Porto, quindi Shakespeare, dopo diverse traduzioni francesi, poi inglesi eccetera, gli adattò il testo, lo adattò come ha fatto sempre con altre grandi opere al suo obiettivo. Ma qui ritorniamo a una pagina che ci viene restituita, dei grandi collegamenti, dei grandi legami che ci uniscono alla terra veneta e in questo caso a Verona. Grazie Gregorio, lascio a te la parola. Grazie. Buonasera. Mi si sente? Sì, non so meglio che non mi sento. Allora, siamo all'inizio dell'estate del 1511, giugno, e Udine è flagellata dalla peste. Flagellata. Muoiono un centinaio di persone al giorno. Pensate solo la gestione dei cadaveri. Impossibile. E in questa situazione qua cosa si può fare? La gente, quelli che possono, lasciano Udine e vanno in un centro più piccolo. E il martedì 17 giugno Gregorio Amaseo lascia Udine e va all'Eipacolo di Tricesimo con la famiglia. Lo sappiamo perché Gregorio Amaseo è uno di quei santi carissimi che hanno scritto delle cronache del loro tempo, e quindi scriveva tutto quello che faceva. Va all'Eipacolo, si porta dietro la famiglia e si porta dietro
la cognata Elisabetta Monticoli, che era la moglie di suo fratello, che è morto l'anno prima. Elisabetta ha avuto 11 figli, 5 sono morti nella prima infanzia, come era normalissimo, e quindi ora si prende cura di 6 figli, e vanno tutti all'Aipaco. E lì, il giorno dopo, mercoledì, Elisabetta si ammala di peste, e però non lo dice a nessuno. E riesce a fare tutto normalmente, nessuno si accorge di niente, forse non voleva essere separata dai suoi figli, e manda con loro, riesce perfino a nascondere le petecchie, no? Le macchie sulla pelle, e finché la peste avanza, e il lunedì mattina all'alba collassa e muore. E cos'è successo? Cos'è successo? Si accorgono tutti quanti delle petecchie e si rendono conto che tutti quei giorni lì hanno fatto tutto normale con lei, hanno mangiato con lei, mollano tutto, mollano l'Aipaco e tornano a Udine, si sbarrano dentro casa lì per 2 mesi interi mentre infuria la peste. Però i bambini no, i bambini hanno dormito con lei, li lasciano l'Aipaco, separati uno per uno, con qualcuno che gli lascia da mangiare, e si ammalano ovviamente anche loro, tutti e 6. E 2 guariscono e 4 muoiono. E questa era la morte di Elisabetta Monticoli, una dei 3 figli di Creso Monticoli. E gli altri 2 figli erano Giovanni e Nicolò. E tra poco vedremo come sono stati importanti per Udine. Però prima chiariamo un paio di cose. Allora, Monticoli o Montecchi? Tutti e 2. Tutti e 2, perché una volta non c'era un modo giusto per scrivere in volgare. E quindi può essere che una stessa famiglia fosse chiamata, per esempio, Dalviano o Liviano, Savornian o Sauvergnan. Sì, decine di varianti. Strassoldi o Tresoldo. E così. E quindi Monticoli, complicato dal fatto che c'era anche il latino, e quindi si traslitterava da latino a volgare, eccetera, e quindi i Monticoli erano Monticoli in latino o anche Montecli. E così per 400 anni praticamente continuativamente sono stati sia Monticoli che Montecchi. E poi altra cosa da chiarire, appunto, Romeo e Giulietta, Montecchi e Capuleti, parleremo anche di Capuleti, è inevitabile. Shakespeare li chiama Montag e Capulet, poi in realtà non è che li chiama lui li prende tali e quali da Arthur Brooke, che ha stampato la storia di Giulietta Romeo 30 anni prima. Sapete, no? Shakespeare non inventava le sue storie, era un bravissimo adattatore di storie già esistenti. E Arthur Brooke l'ha preso dal francese, Montesch e Capellet, e i francesi l'hanno preso dall'italiano, Montecchi e Capelletti. No, Capuletti, Capelletti. Questo era Matteo Bandello, che l'ha preso tale e quali da Luigi da Porto, che è quello che appunto ha deciso di chiamarli Montecchi, Capelletti, Romeo, Giulietta, Tebaldo e tutte le altre cose, ha deciso di mettere la festa in maschera, la lotta tra le famiglie, la finta morte no, la finta morte era una storia che esisteva già in diverse salse, però ha inventato un sacco di cose nuove Luigi. E qui appunto c'è la novella scritta da Luigi da Porto, quella originale, se volete, a 1 euro. E perché ha scelto Montecchi e Capelletti? Beh, è l'inizio del 500. Luigi è un giovane di Vicenza, però qui a Udine ha uno zio che è un pezzo da 90, Antonio Savornian. Luigi è un militare, c'è la guerra e lo mandano qua in Friuli. E qua a Udine conosce i Monticoli, Giovanni e Nicolò, che questa è un'illustrazione che ho fatto io giusto per farveli identificare. Giovanni e Nicolò Monticoli, che sono collaboratori di suo zio. E non è una congettura che li abbia conosciuti, lui proprio nella novella
nella novella scrive chiaro e tondo, perché lui vuole fare una novella storica, vuole che sia tutto, che sembri tutto vero, e scrive, ecco, due famiglie nobilissime, una nominata Cappelletti e l'altra Montecchi, ad una delle quali si stima certo appartengano Messer Nicolò e Messer Giovanni, che dimorano a Udine, ora detti Monticoli di Verona. Quindi già in Giulietta Romeo dichiara che ha conosciuto loro due. E non è la sola cosa che prende in prestito a Udine per Giulietta Romeo. Il papà di Giulietta, per esempio, si chiama Antonio, come suo zio. Quindi questi Montecchi e i Cappelletti, qui prendiamo in mano un altro libro, La Divina Commedia, Purgatorio, canto sesto. Vieni a vedere Montecchi e Cappelletti. Questo è Dante che si rivolge all'imperatore e gli dice: vieni in Italia a vedere queste fazioni che si fanno la guerra perché tu non ci sei. Ecco, a lui ci servivano due famiglie vere di Verona, e una i Montecchi e l'altra potrebbero essere i Cappelletti. Però lui ci si chiede: sì, ma erano, chi erano questi Cappelletti? E qui c'è un piccolissimo particolare. Qui, per esempio, su questo libro c'è scritto Cappelletti con due P. Cappelletti. Luigi scrive Cappelletti con una P. E può succedere, la Divina Commedia è nata come manoscritto, copiata come manoscritto, copiata a mano per 150 anni almeno, e tra le varie copie manoscritte c'erano variazioni significative, significative. E così alcune copie avevano Cappelletti con una P e alcune con due P. I dantisti fanno proprio quello di mestiere, cercano di confrontare le varie versioni e capire cosa ha scritto Dante all'inizio, che non abbiamo più la sua copia autografa. E quindi la Divina Commedia che avete letto a scuola non è detto che sia l'unica versione possibile. E così Cappelletti con una P da una copia manoscritta è finita in una stampa del 1491, stampata a Venezia, con il commento di Cristoforo Landino. E ce ne abbiamo una qua, in questa biblioteca, proprio la stampa del 1491, potrebbe essere anche quella che ha letto Luigi da Porto, in persona. Tra l'altro donata dalla famiglia Ottelio. Ah. E Landino, strani la famiglia Ottelio ad Aris, di Rivignano. Alla parte di Vai Savognan prima. E Landino cosa dice? Montecchi e Cappelletti, lui ci fa leggere, queste erano due famiglie di Verona. Oh, bene. Che cacciarono Azzo II. Bene, perfetto, erano di Verona, Montecchi e Cappelletti, benissimo. Momento, però, Landino dice che erano alleate. Beh, pazienza. No, un momento. Lo scrivo in Giulietta Romeo. Perché scrive: sì, ho letto alcune vecchie cronache e ho visto che queste due famiglie erano alleate, ma io ve la racconto come l'ho sentita questa storia, ecco. Quindi ha fatto il disclaimer, gli servivano due famiglie, Montecchi e Cappelletti, sceglie loro. E così Luigi ha fatto il danno, perché lui non lo sa, non lo saprà mai perché muore giovane, ma questa storia prende subito, specialmente a Verona, e non solo perché è ambientata a Verona, ma a Verona in quegli anni lì, nei decenni successivi, ci sono scontri di fazione formidabili. C'è gente che va in giro con 50 o 60 guardie del corpo. Perché? Perché è un momento dell'era moderna in cui fino adesso c'era abbastanza mobilità sociale. E quindi una famiglia poteva diventare ricca e poi nobile. E in questo momento no, le famiglie nobili stanno dicendo: basta, i nobili sono questi qua e nessun altro entra, e solo questi comandano. E chi viene tagliato fuori ha delle reazioni violentissime. E è così. I nobili cosa fanno? Tra le altre cose, prendono questa storia e la riscrivono, la diffondono. È per dire,
Vedete cosa, che male che fa la guerra? Non avete un po' di cuore? Con la povera Giulietta, state buoni, fatevi fregare in santa pace, no? Politica. E così Giulietta Romeo viene riscritto da Matteo Bandello, che è un novelliere che ha scritto più di 200 novelle, mica una sola come Luigi, e la peggiora anche un po'. E poi viene riscritta da Gerardo Boldieri in rima, e poi Gerardo Boldieri, dopo qualche anno, convince il suo nipote, Girolamo Dalla Corte, a inserire la storia di Giulietta Romeo dentro un libro che sta scrivendo, Storia di Verona. C'è proprio questa storia di Verona che scorre abbastanza, no? Avanti veloce, e poi improvvisamente 5 pagine solo con la storia di Giulietta Romeo, raccontata nei dettagli, e poi avanti va avanti ancora la storia. C'è proprio infilata dentro a forza, violentemente. E così, mentre da un lato la storia salpa per la Francia e l'Inghilterra, dall'altro Verona mette radici. E poi 2 secoli dopo la cosa per caso si ingigantisce. Vi racconto tutto questo per farvi capire poi le conseguenze di tutto questo. Nel 700 un nobile inglese, giovane, scapestrato, è in vacanza a Verona e gli raccontano questa storia qua. E lui pensa, cioè lui non ha chiesto niente, pensa, io questa storia l'ho già sentita, è quella di Shakespeare. E allora indaga, va in biblioteca e scopre l'Storia di Verona. E dice, ma era una storia vera! E così se ne torna in Inghilterra, scrive un libro con i suoi viaggi, un libro che viene stroncato subito, però questa cosa di Giulietta Romeo prende piede. E i commentatori di Shakespeare, quelli seri, cominciano proprio a scrivere, erano esistiti veramente. Qui a Verona, lì a Verona, comincia il periodo delle guide della città, quelle più serie, Giulietta Romeo neanche li considerano, però quelle più popolari li mettono dentro, pur commentando alla fine, sì, però questa è una storiella per le vecchiette, ecco. Quindi a Verona neanche loro ci credevano, mentre in Inghilterra la cosa diventa ufficiale, Giulietta Romeo sono esistiti veramente. E così nel secolo successivo arrivano ondate di inglesi a Verona che vogliono vedere la tomba di Giulietta, questo abbeveratoio, sapete, no? Staccano dei pezzettini, se fanno dei ciondoli, e i veronesi, cosa volete, li assecondano. E poi cominciano a fioccare progetti di tombe monumentali per Giulietta e Romeo, ma non se ne fa niente fino agli anni 30 del Novecento, quando decidono di trasformare 2 case nella casa di Giulietta e la casa di Romeo. Poi ne faranno una sola, solo quella di Giulietta. E dicono, come la facciamo? Ma è appena uscito il film di George Cukor, Giulietta e Romeo, ispiriamoci a quello. Sì, ma quale? Quel film in cui Romeo ha 40 anni? Beh sì, è un filmone, va bene. Si sono ispirati a un film americano, negli anni in cui i film americani vedevi il gondoliere che cantava O Sole Mio. E poi non solo a Verona. Ancora oggi a Montecchio Maggiore dicono abbiamo i castelli di Giulietta Romeo. E su internet scrivono, eh sì, perché da Porto, dalla sua villa, vedeva i castelli e l'hanno ispirato per il nome Montecchi. Questo su internet, se andate lì di persona vi raccontano proprio, no, quello è il castello dove stava Romeo e quello è il castello dove stava Giulietta. Ecco, tutta questa mania ve lo provare per credere. Ah sì, adesso non lo scrivono loro, ma su YouTube cominci a vedere quelli che dicono me l'hanno raccontata così. E tutta questa mania ve l'ho raccontata per farvi capire la confusione in cui si sono trovati i letterati, i dantisti. Loro volevano fare un lavoro serio, ma gli arrivavano queste notizie da tutte le parti, Giulietta Romeo, e qualcuno ha finito veramente per scrivere Montecchi e Cappelletti? Sì, qua Dante si fa riferimento a Giulietta Romeo, la storia dei quali ha sentito quando era a Verona, perché erano esistiti veramente. E altri dantisti che gli dicevano, ma sei scemo? Come facciamo a capire veramente? Andiamo a vedere i primissimi commentatori di Dante, loro sapranno, no? Già nel 300 commentavano Dante, vanno a vedere, è peggio di prima,
nessuno che nomini Giulietta Romeo, ovviamente, ma non c'è nessuno che non contraddica gli altri. C'è quello che dice, sì, erano due famiglie di Verona, e poi Landino ha preso da loro, da quello lì, quello che dice, no, non erano famiglie, erano due fazioni, mai state famiglie. C'era quello che diceva, oh, una era di Verona, l'altra era di Cremona, e quello che diceva, erano tutti e due ghibellini, no, erano Guelfi e Ghibellini, erano nemici, erano alleati. La confusione è durata avanti fino agli anni 20 del Novecento, quando sono entrati in scena gli storici, capite? Fino adesso era tutta una diatriba tra letterati. Sono arrivati gli storici e praticamente hanno detto ai letterati, ma state cercando di capire chi erano i Montecchi e i Cappelletti? Ma guardate che non si fa mica così, eh? Non ti fondi su una opera di fiction, la Divina Commedia, per capire la realtà dei fatti. Sì, è metaforica, allegorica, eccetera, ma non si fa così. Come si fa? Si va negli archivi e si leggono le delibere, le sentenze, le cronache. Infatti, in appena 10 anni, la situazione si ribalta e finalmente si viene a sapere come stavano le cose. Come stavano le cose? Allora, i Montecchi, i Monticoli, erano una famiglia di Verona. Fin dal 1100, ricchissimi mercanti. Poi nel 200 è nata una fazione che si chiamava anche quella Monticoli, perché loro erano a capo della fazione. Poi non erano più a capo della fazione, erano i Turrisende a capo della fazione dei Monticoli, che ha continuato a chiamarsi così. Poi sono stati scontri violentissimi, sono stati esiliati da Verona per 7 anni, poi sono tornati. Poi erano contrari all'imperatore Federico II, poi invece erano alleati dell'imperatore Federico II, capite? Una storia così complessa, per forza che poi i commentatori, ognuno diceva un pezzettino. E poi i Monticoli, famiglia, sono diventati sempre meno importanti, mentre la fazione cambiava nome, diventava gli amici di Ezzelino, Ezzelino il tiranno di Verona, che addirittura un paio di volte aveva mandato i Monticoli sulla forca. E questa in due parole è la storia dei Monticoli. I Cappelletti. Oh, i Cappelletti in tutte queste cronache di Verona che hanno spulciato bene non compaiono mai. Mai. Il primo Cappelletti a Verona, Cappelletti con due P, compare nel 1427. No, i Cappelletti erano di Cremona. Vero, erano di Cremona. E non erano una famiglia, ma erano solo una fazione. Una fazione guelfa. E poi sapete, no, appunto, li scrivevano con una P, con due P. Una P o due P. Per esempio, oggi si è consolidata veramente questa qua con due P, Cappelletti. Infatti a Verona, sulla casa di Giulietta, c'è un cappello di pietra, e dicono, ecco, vedete, questa era proprio la casa dei Cappelletti. Ma in realtà come stavano le cose? Come si chiamava? Capisce dai nemici dei Cappelletti. Si chiamavano, avevano due nomi, la fazione nemica. Barbarasi. E quindi come si riconoscevano le fazioni in quei tempi? Anche qua a Udine avevano segni di riconoscimento, fiori, nastri. Ecco, evidentemente i Barbarasi li riconoscevi perché erano rasati, erano ghibellini, anche Federico II aveva lanciato la moda di rasarsi. E l'altro nome di questi Barbarasi era Troncaciuffi. Cosa vuol dire? Che o avevano anche i capelli corti, oppure quando catturavano i Cappelletti gli tagliavano la zazzera. E quindi i Cappelletti più in gamba erano quelli che non si facevano mai prendere, avevano bei capelli lunghi, fluenti. Quindi cappelli non c'entrano niente. E Luigi ci ha azzeccato, scrive Cappelletti. Purtroppo in questa stampa qua c'è ancora la vecchia grafia Cappelletti con due P. E quindi, sapendo questo, Montecchi e Cappelletti, come si interpreta il verso di Dante? Vieni in Italia a vedere le discordie dei Montecchi contro la fazione dei Conti e dei Cappelletti contro i Barbarasi. Vieni, imperatore, vieni, se ci fossi tu qua, loro starebbero buoni. Quindi Dante ha parlato della fazione, Luigi ha conosciuto la famiglia e ha pensato che Dante parlasse di famiglie. E la famiglia, Monticoli, cosa è successo dopo? Dopo Dante, com'è arrivata a Udine? Allora,
loro se ne stavano tranquilli, abbiamo detto che non contavano più niente, e viene al potere Can Grande della Scala, che è un uomo di un successo incredibile, governa Verona col pugno di ferro, conquista territori a non finire, dicono di lui, se stava in vita un anno ancora diventava re d'Italia. E però nel 25 Can Grande si ammala gravemente e suo cugino Federico della Scala decide di prendere il posto. E i Monticoli pensano bene di allearsi con Federico, di sostenerlo, se non che Can Grande guarisce improvvisamente e li manda tutti in esilio. E gli è andata anche bene. E questi Monticoli che sono andati in esilio, chi erano? Conosciamo i nomi dei maschi. Crescimbene Monticoli e i suoi figli Giovanni e Federico. Però Crescimbene è uno in gamba e trova lavoro dall'imperatore in Boemia. E poi finisce per fare capitano di Udine nel 1345, 20 anni dopo che sono stati cacciati da Verona. Poi andiamo avanti, suo figlio Giovanni, anche lui fa il capitano di Udine e poi diventa vicario del patriarca di Aquileia. Erano tutti laureati in diritto questi qua. E addirittura Giovanni partecipa alla scrittura delle costituzioni della patria del Friuli. Poi il figlio di Giovanni, Andrea, anche lui attivo nella politica, rappresenta Udine nel Parlamento della Patria e poi finisce per appartenere a quella parte politica che si oppone a Savognan, che si oppone a Venezia. Ovviamente poi perdono tutto quando lo Stato patriarcale viene conquistato da Venezia. Poi saltiamo a Creso, Monticoli, che ha appunto tre figli, Elisabetta, Giovanni e Nicolò, quelli che ha conosciuto Luigi da Porto. Giovanni, il più vecchio, diventa cancelliere di Udine nel 1507 e lui è quello che stava sempre attaccato ad Antonio Savognan. No, lui proprio, Giovanni, ha dedicato la sua vita ad Antonio. Lo si vede anche dopo. E anche Niccolò è importante, lui diventa podestà di Pordenone nel 1508, ma soprattutto Niccolò, bravissimo, scrive una cronaca dei suoi tempi. Le notizie fanno sempre piacere. Bravo. È una cronaca un po' filo savorniana, però insomma, vabbè, poco male, c'erano tante altre cronache contro i savorniani. No, ma sì, ci stiamo proprio avvicinando al momento in cui queste differenze, pro e contro, sì, diventano questione di vita o di morte. Udine è divisa in due fazioni, sapete, no? Zamberlani e Strumieri. Zamberlani, che stanno con i Savognani, a favore dei veneziani, e gli Strumieri, che stanno con l'imperi. E nel 1511 succede il fattaccio, la Zobbia Grassa, no? Il massacro. Gli Zamberlani si trovano per caso, o per la furbizia di Antonio, in superiorità numerica proprio nel momento in cui gli Strumieri cercano di sopraffarli, e così sono gli Strumieri che vengono trucidati. E Giovanni è proprio uno dei più facinorosi. Ce lo racconta Amaseo, quello che poi va all'Aipacco per la peste. Ci racconta che il luogotenente veneziano non ha abbastanza polizia per fermare il massacro, e allora cosa fa? Manda un messo che dica a tutti: no, fermi, Venezia non vuole, il classico messo che grida, no? Le cose. E Giovanni è lì che sta conducendo la carneficina e sente il messo e cosa fa? Si mette accanto al messo e comincia a gridare più forte, ma fa così tanta confusione che sembra che il messo a un certo punto stia incitando al massacro gli udinesi, perché sono nemici di Venezia. Niccolò invece è di tutt'altra pasta, lui è pacifista. Niccolò, quando la rivolta si allarga alle campagne e i contadini cominciano ad assaltare i castelli degli Strumieri, Niccolò è di quelli che vanno lì nelle campagne a calmare i contadini. E lui va a salvare Pers e Arcano. Infatti Giovanni e Niccolò poi prendono proprio due direzioni completamente diverse. Mesi dopo il massacro, dopo la Zobbia Grassa e dopo la peste, le sorti della guerra costringono Antonio a cambiare schieramento, tradisce Venezia e passa con l'impero, e Giovanni con Antonio. Però gli va malissimo, perché Venezia subito comincia a riconquistare tutto il Friuli, e Antonio e Giovanni devono scappare. Giovanni, sì,
potrebbe essere anche lui accusato di tradimento di Venezia, no? Infatti a un certo punto un generale veneziano, uno che era famoso per gli scatti d'ira, gli insulti che sparava a tutti, manda 150 uomini a cavallo a cercare Giovanni. E Niccolò nella sua cronaca ci racconta: mandò quella notte a pigliar Giovanni mio fratello, a Pers, e zonti de mezzanotte batterino alla porta del castello e domandati chi erano, risposero voler Giovanni Monticoli per parte della Serenissima Signoria, e certificati che lui non era lì, ma gli era Niccolò suo fratello, mi chiamarono e io, lo quale era ammalato di febbre, me ne vai e fatto me montare a cavallo, me menorino all'alba sotto Gemona, dove trovato il generale e visto me mandò via, dicando: io non volevo te, ma quel co. E qua la parola nel manoscritto è stata cancellata da qualcuno, cioè proprio col pennino, solo quella parola lì, quel co, e vicino hanno scritto compagnone. Io non volevo te, ma quel compagnone di tuo fratello. E così Niccolò rimontò a cavallo e se ne tornò a Pers. Antonio e Giovanni erano già scappati in Austria. A loro ci pensano gli strumieri sopravvissuti. Si infiltrano nel territorio imperiale e subito ammazzano Antonio. E Giovanni senza Antonio prende l'erede di Antonio, Francesco, e scappa a Bruxelles, alla corte dell'imperatore, e da quel momento si prende cura in tutto e per tutto di quel ragazzo, Francesco. Niccolò qui invece rimane tranquillo, e anzi torna alla vita politica, e anche qua a Udine succede quello che succederà a Verona: i nobili fanno cerchio, adesso basta, altri nobili, i nobili sono questi qua, e lui partecipa alla commissione, anzi lui crea proprio un documento storico importantissimo, la cronaca delle famiglie di Udine, in cui elenca tutte le famiglie da dove venivano, in che anno sono arrivati, fino a 200-300 anni prima, tra cui Monticoli ovviamente. Giovanni da Bruxelles torna in Italia, sempre con Francesco, vengono a Verona, però a un certo punto Verona è sotto l'impero sempre, e Venezia però a un certo punto dice: ma Francesco, lui lo possiamo anche perdonare, era un ragazzo quando è andato via. E Francesco, di nascosto da Giovanni, un giorno scappa e torna a Venezia. Nessuno ci dice come si è sentito Giovanni. Lui continua a lavorare per l'impero, va a stare a Trento, e lì arrivano i sicari degli strumieri per ammazzarlo. Però fanno un errore. Gli dicono, per entrargli in casa: ma sai che abbiamo per te una lettera di Francesco per te? E Giovanni, pensate, sa benissimo che Francesco non gli scriverebbe mai. E quindi li denuncia, vengono arrestati, interrogati, torturati, e una volta che hanno confessato vengono squartati vivi e quarti appesi alle porte di Trento. Questo per dire quanto era importante Giovanni. E alla fine passa a lavorare per gli Sforza, diventa podestà di Monza, e lì a Monza nel 22 gli strumieri a cavallo lo intercettano che cammina per strada e, tagliando corto, lo ammazzano lì sul posto. Ho quasi finito. Niccolò viene a sapere della morte di Giovanni, qua viene a sapere qua a Udine, e gli dicono: beh, Niccolò, manda un messo a prendere le cose di Giovanni a Monza, no? Ah sì, manda un messo e quando torna gli strumieri lo attendono al varco a Sacile per prendergli i beni come risarcimento per la zolbia grassa. A quel punto Venezia si stufa e convoca tutti quanti, Niccolò e gli strumieri, gli assassini di suo fratello che hanno ammazzato dei nemici di Venezia, quindi sono cittadini benemeriti. E sono lì tutti chiusi nella stessa stanza, Niccolò e gli assassini di suo fratello, e li costringono a fare la pace, a darsi la mano, ad abbracciarsi. E Niccolò accetta. E pochi mesi dopo muore anche lui, non sappiamo come. E tra l'altro,
la data di oggi l'avevo fissata ancora a febbraio, no? E poi ho creato qualche problema a Ugo per i suoi programmi, ma ormai era fissata. Però poi ho rivisto le carte e ho scoperto che Nicolò è morto proprio il 18 maggio. Quindi oggi proprio sono 500 anni precisi che è morto Nicolò. Come finisce? 30 anni dopo, la lotta tra Stumieri e Zamberlani va ancora avanti e Venezia è così stufa che butta giù il Palazzo Savognano, dove c'è Piazza Venerio, adesso la piazza è al posto del palazzo. E due anni dopo, nel 51, il figlio di Nicolò, Anastasio, va a Verona e chiede la cittadinanza. Dicendo che in vecchie carte ha scoperto che la sua famiglia veniva da lì. E così Verona riaccoglie i Montecchi come cittadini dopo sei generazioni di passaggio a Udine. Grazie. Io ringrazio l'ingegnere dottor Grasselli, che al di là dell'amicizia che ci lega e del sodalizio nel quale siamo, ci ha dato occasione anche con la tua verve, ricordiamo, anche perché insomma, ti diletti anche nel teatro. Ricordo subito che domenica 28 maggio alle ore 17 a Cormons, teatro comunale, ci sarà un viaggio storico, romantico, musicale sulle orme di Luigi da Porto e Lucina Savornian di e con Gregorio Grasselli, con la nostra collaborazione con il nostro International Committee Romeo and Juliet in Friuli, organizzato, ci sono diversi enti con il patrocinio della Consulta regionale, l'Istituto di Musica Antonio Vivaldi, che partecipa proprio in modo attivo con giovani, e questo ci fa piacere che la storia di Giulietta e Romeo, delle nostre vicende, venga trasferita non solo tra gli addetti ai lavori o anche al pubblico udinese, ma che travalichi, e questo è il nostro obiettivo, anche perché c'è anche ci sono altri enti come la Fondazione Cassa di Spagno di Gorizia, il Comune Monfalcone, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e tante altre enti. Io, Gregorio, ricordo che abbiamo sia il libro su una friulana al servizio di Venere dedicato alla sorella di Lucina Savognano, ovvero a Giulia Savognano, molto interessante, e poi l'adattamento nella traduzione in un linguaggio corrente italiano della novella autobiografica di Luigi da Porto. Ecco, ci hai ricordato diversi passaggi. Certo, i nomi, le date, i luoghi sono tanti, però credo, anche quando hai sottolineato quella parola cancellata, a me fa piacere, perché le fonti bisogna consultarle di prima mano. Vanno bene noi storici, archivisti, va bene. Poi però, quando devi produrre qualche cosa, andare sulle tracce di chi ci ha preceduto, dobbiamo sempre confutare, no? Dobbiamo verificare di prima mano di cosa stiamo parlando. E la biblioteca Ioppi la ringraziamo anche perché conserva questi manoscritti, ringraziamo anche perché ci sta ospitando, e come ringraziamo la Società Filologica Friulana, nella quale per il quarto anno consecutivo, se non ricordo male, quarto anno ci ospita con uno spazio dedicato a queste vicende. Ogni anno cerchiamo di dare, no, degli aspetti, non dico inediti, ma delle letture che amplino gli orizzonti della storia della novella di Luigi da Porto, collegandola a, come hai fatto stasera, hai ben fatto questa sera, ad eventi storici che hanno intrecci politici, militari, come ho detto prima nell'introdurti, geopolitici, perché anche all'epoca si faceva geopolitica, seppur con altre finalità, e oggi credo che siamo in grado di, con i nostri amici di Verona, di lanciare dei ponti di collaborazione che sono già iniziati anni fa, poi cambiano le persone, cambiano gli enti,
però credo che siamo maturi per poter dare sempre a Verona il mito e al Friuli la storia. Se devi aggiungere qualcos'altro, se qualcuno vuole fare domande. Una domanda o un paio di domande, c'è ancora credo il tempo, credo sono sì, mancano ancora 5 minuti. Sì, prego, sì, professor Travaini, prego. Anche domande, ma come dico innanzitutto come cittadino milanese sono ringraziato, ma sinceramente qui c'è stata certo un'apertura, ma c'è stato anche e soprattutto un approfondimento. Ma insomma, fatemi dire, approfondimenti ai quali non siamo abituati, e invece sarebbero importanti. La nostra storia cittadina, che poi si proietta su più livelli, regionale, internazionale, eccetera. Quindi io più che domande, sono profondamente ringraziato. Grazie. No, grazie. No, ti ringrazio, collega. Per un semplice motivo, perché la storia delle istituzioni in Italia è difficile farla, eppure siamo il paese al mondo che conserva un patrimonio archivistico e bibliografico incommensurabile. Lo sapete, non solo noi possediamo il 60, adesso non mi ricordo la percentuale precisa, se 60-65%, 70% del patrimonio culturale mondiale, ma noi a livello archivistico e bibliografico abbiamo un patrimonio incommensurabile. E spesso anche all'interno di queste biblioteche, come questa di Udine, come la Guarneriana San Daniele, come anche la Biblioteca Statale Isontina di Gorizia, o tante biblioteche di Trieste, hanno dei patrimoni proprio perché sono sempre stati questi territori di invasioni, di rapporti amichevoli, di guerre, di aspetti geopolitici internazionali, dove troviamo di tutto e di più. Il problema sta nell'avvicinarsi, nel farle conoscere, nel divulgarle, come ha fatto egregiamente questa sera il dottor Grasselli e come altri nostri amici studiosi, eccetera. Cercare di poi di usare dei linguaggi nei nostri appuntamenti dal vivo live accessibili a tutti. Non è sempre facile, perché anche questa sera tanti nomi, tante date, tante località, ecco. Però ritengo che anche con conferenze di un'oretta come questa, con articoli, poi libri, convegni, eccetera, si possa arrivare a far conoscere aspetti che possono sembrare, lo dicevo prima, che tu arrivassi, ecco, secondari o terziari, in realtà sono fondamentali per capire come le faide sanguinose di Udine, del Friuli, in realtà devono essere inserite in contesti geopolitici molto più grossi, molto più importanti, molto internazionali, ma non solo ovviamente nelle terre venete e friulane, ovunque. Io in questi giorni sto scrivendo una prefazione su una cronistoria dei sindaci di un comune importante del sud Italia, dove ci sono due secoli di storia, ma dove emergono aspetti, seppure studiosi, del regno delle due Sicilie, li avevano trattati, emergono ancora oggi aspetti inediti, aspetti che allacciano quelle lontane terre del Salento alle terre del centro e nord Italia, anche lì per politiche geopolitiche dell'epoca, sempre estremamente interessanti. Quindi c'è spazio per tutti e c'è spazio ancora per valorizzare queste nostre ricche biblioteche, questi nostri archivi. Gli archivi di Stato sono un mare magnum, purtroppo la pandemia ha condizionato l'accesso in questi 3 anni, ancora oggi no, si accede, bisogna prenotarsi molto tempo prima, e questo è un problema per chi come noi magari ha i giorni contati per poter fare ricerca. Quindi tempo limitato, fondi e risorse economiche limitate spesso limitano e rallentano la divulgazione delle idee, delle ricerche. Quindi no, Gregorio, dobbiamo purtroppo imboccarsi le mani, dovremmo essere più in squadra, una squadra un po' più grande. Tutto qui.
risorse. Volevo associarmi a quanto ha detto il professor Taraif, vi siamo riconoscenti proprio per questi approfondimenti che avete fatto, perché appunto anch'io ritengo che è molto difficile conoscere queste cose, ecco, per cui complimenti veramente. Grazie. Bene, allora buona serata e buon proseguimento per la settimana della cultura friulana.